Ciao a tutti, vi volevo fare il video che mi avete chiesto in tante sui miei anelli preferiti. Ne ho diversi, ve ne faccio vedere alcuni, quelli che uso di più e quelli che mi piacciono di più. Sono anelli di bigiotteria, alcuni li ho da tantissimi anni, addirittura anche no, 15-20 anni fa, però mi piacciono, li conservo, li colleziono, tra virgolette. E ora vi faccio vedere quelli che uso di più. Mi piacciono gli anelli piuttosto grandi di bigiotteria. Magari non metto nessun altro accessorio, però mi piace avere l'anello un po' particolare. Allora, cominciamo subito da uno dei miei preferiti in assoluto, che è questo. È un anello tutto di pietrine sul giallo chiaro. Ha la forma a cuoricino, non so se si riesce a vedere. È molto brillante. Questo lo comprai in un negozio che vendeva anche argenteria ed è molto ingombrante, vedete, è grande come anello, però mi piace tantissimo. E questo l'ho comprato ma perlomeno 15 anni fa tutti. È ancora, secondo me, molto bello anche perché non si è rovinato, non ha perso neanche una pietra e lo trovo bellissimo. Per me è elegante, anche se è così grande, un outfit da sera o anche semplicemente un giorno con jeans, una maglietta semplice e questo anello lo trovo veramente bello. E uno, questo. Poi un altro anello che uso tantissimo è questo. Questo è in argento, questo è di Pianegonda e anche questo l'ho da tantissimi anni, veramente. Mi piace, è semplice, è proprio una placca triangolare in argento. Non ha niente di particolare, però è bello vistoso, bello grande, vedete anche questo. Lo uso tantissimo. E con la stessa tipologia, sempre in argento, ho questo. E questo l'ho comprato in un mercatino, tantissimi anni fa, in quei banchettini dove vendono argenteria, prodotti vintage. Mi piacque subito e l'ho presi. Anche questo, ripeto, ha tantissimi anni, però continuo ad usarlo perché mi piace tanto. Mi piacciono gli anelli che sono un po' lunghi, e prendono magari tutta la falange, come ad esempio quello che mi avete visto in tanti altri video che uso anche questo tantissimo, è stato uno dei miei preferiti del mese di giugno, che è questo. Con tutte queste palline sopra, fatto così, e anche questo non mi ricordo dove l'ho preso, forse questo me l'hanno regalato. È una vita anche questo che ce l'ho. Anelli recenti ne ho pochi, in realtà sono tutti anelli che io ho da tantissimo tempo e che utilizzo spesso, quasi quotidianamente, a parte alcuni perché sono veramente grandi e particolari, allora magari li metto in occasioni, se esco la sera, per esempio. Un altro anello che uso tutti i giorni, cioè spesso durante il giorno, è questo, e anche questo mi piace tantissimo. Anche questo è in argento ed ha una pietra gialla. Così. Questo generalmente lo porto all'anulare. Anche questo non ricordo neanche dove l'ho comprato. Ho parecchi anni anche questo. Poi un anello che ho comprato a Venezia. Non ricordo, anche qui tantissimo tempo fa, è questo e mi piace tantissimo.
molto luminoso. Ora magari non si vede bene, però con la luce del sole è luminosissimo. Ha una sfumatura che dal marrone va all'oro. Qui è più scuro e qui diventa più chiaro. Questo è in vetro. Infatti devo stare molto attenta perché purtroppo mi si è rotto qua una piccola crepa e quindi devo stare attenta quando lo metto di non picchiarlo da qualche parte, però mi piace tanto anche questo. Poi, sempre della serie anelli in argento allungati, ho anche questo. Questo ha tutte queste pietruzze color bianco. Così. Questo essere sinceri lo porto un pochino meno perché mi è leggermente largo, quindi si gira, non lo trovo comodissimo. E anche questo non ricordo, forse questo me l'hanno regalato. Poi due anelli che hanno. Ero adolescente, adolescente, no, forse no, avevo avuto 18-19 anni, mi sono stati regalati da mio marito, stavamo già insieme perché sono tantissimi anni che stiamo insieme e sono anelli che ho acquistato in un negozietto che vendeva gioiellini di vetro. Uno è questo sul rosso. Ora si vede male perché c'è poca luce, se al sole brilla tantissimo. Questo è sul rosso e siccome mi piaceva tantissimo l'ho presi anche sull'azzurro. È come un gomitolo di fili di ferro nel quale vengono messe queste pietrine. E questo veramente, ripeto, è stato un regalo di mio marito quando ancora eravamo fidanzati, quindi considerate che stiamo insieme da 22 anni, quindi fate due conti. Un altro regalo di mio marito è questo anello di Swarovski che ha tutti questi colori, una fascettina semplicissima con queste pietre. E giallo, nero, arancio e bianco. E di questo anche la collana accompagnata, ecco, con la stessa tipologia, c'è cioè un quadrato che riprende gli stessi colori e le stesse pietre. Questo è di Swarovski, devo starci sempre molto attenta, sapete che Swarovski non si può bagnare, bisogna stare attenti al profumo. A me non piace spesso perché tante cose mi si sono rovinate. Poi, un anellone bello importante, bigiotteria pura, è questo bianco. Questo bianco è bello grande perché vedete fa proprio una cupola. Questo è bello in estate perché è bianco così, con un vestitino bianco. Spesso lo porto anche all'indice. Questo l'ho comprato anche qui in un negozietto che vendeva bigiotteria. Questo l'ho pagato veramente poco perché se lo guardiamo nel dettaglio non è fatto poi così bene. Però mi piace, ripeto, questo soprattutto quasi esclusivamente in estate lo uso. Poi un anellino molto simpatico che uso spesso è questo con le perline tutte attaccate che
che si muovono, anche questo generalmente in estate o primavera-estate, ecco, durante l'inverno non lo metto quasi mai. Questo è simpatico, mi ha sempre fatto simpatia, e questo lo comprai anche questo in un banchettino dove vendono tutta la bigiotteria. Poi un anello che mi è stato regalato per un mio compleanno, avrò avuto 20-22 anni, è questo, fatto di perline, che io uso tanto anche ora. Questo colore sul lilla, rosa, fatto così. Anche questo mi piace, anche questo in estate, giusto estivo, così fatto di piccole pietrine. Poi, uno degli ultimi acquisti è stato questo, con la letterina e tutti questi svaroschini sopra. Chiaramente non credo neanche sia argento, forse sono quei materiali che non anneriscono, però mi faceva simpatia con la mia lettera e ho preso. Questo è stato uno degli ultimi acquisti. Poi un altro anello estivo che metto spesso in estate quando sono vestita un pochino più colorata è questo qua, sul verde, con tutte trasparente, vedete, perché è plastica, eh? È in plastica con tutte queste pietre che però sono luminosissime. È fatto bene, nonostante sia di plastica, lo trovo molto carino, molto allegro come anello. Un altro anello che, a dire la verità, ultimamente non uso tantissimo, è questo, con tutte le pietre sul rosso, arancio, bianco. Fatto così. Poi un anello sempre fatto, scusate, di pietre che mi piace tantissimo, è questo nero. È morbido perché è fatto proprio quasi come se fosse di pizzo, però tutto di queste pietruzze nere. Anche questo mi piace tanto, come oggi, a parte che ho la collana, altrimenti avrei messo una canotta nera, l'anello nero. E questo fatto così, un ovale. Ancora uno. Questo anello sempre scuro, è una cupoletta tutta di questi svaroschini. In realtà non è nero, ma è un rosso molto scuro. Ora si vede male perché la luce non è delle migliori. E questo, poi ne ho uno che mi è stato regalato, ma lo metto quasi mai perché, a parte che è pesantissimo, e poi effettivamente un po' troppo, ed è questo, è enorme, guardate,
non lo metto quasi mai, non si toglie neanche più. Bello perché è una pietra molto luminosa, molto, però questo veramente ha una pesantezza, ragazzi, impressionante. Poi ho questo molto carino. Mettiamolo qua. Però non so perché, ma mi si è scurita una pietra. Però è carino per l'estate, molto luminoso. A me questi anelli così piacciono veramente tanto. È tanto che non compro un anello un po' particolare. Magari saldi, vediamo se riesco a trovare qualcosa. Poi invece un anellino piccolino, carino, che mi piace, anche questo l'ho messo su Instagram, che mi ha regalato mio marito. È questo di Swarovski. In realtà sono due anellini. Uno ha il cuoricino fisso e l'altro invece ha un cuoricino che si muove. Hanno messi insieme così, io questo lo trovo veramente delizioso, sicuramente meno vistoso, meno, però mi piace tanto. E gli altri, vabbè, io direi che può bastare qui, ne ho altri. Poi ho tutta una serie di anellini piccoli che io metto così nella prima falange. Questo e mi piacciono tantissimo. E poi vabbè, gli altri direi sono anelli semplici, niente di che. Vi faccio vedere un anello che mi è stato regalato per il mio compleanno, per i miei 40 anni, da dei miei carissimi amici. È un anello particolare, che è stato fatto da un orafo. Penso sia in bronzo, non so che lega è, però è questo ed è questo, è giusto lo sfizio, un teschietto con sopra la testolina dei fiorellini. Per me è stupendo. I miei amici mi conoscono benissimo, sapevano che mi avrebbero fatto una cosa particolare e per me carinissima. Posso capire che non a tutti può piacere, però io lo adoro. Questo lo metto tantissimo. Poi con questi fiorellini sulla testa mi fa troppa simpatia. Bene, gli altri, vabbè, sono anelli semplici, niente di che. Basta così. Vi ho fatto vedere quelli che uso un pochino di più. Spero vi abbia fatto piacere. Fatemi, semmai, se fate video, fatemi vedere quali sono i vostri anelli preferiti, perché, ripeto, io è uno degli accessori che uso di più in assoluto. Vi ringrazio, vi aspetto al prossimo video. Ciao!